D'accordo, vieni qua. Ti prego. Gianmarco è un grande esperto di punch. Vai, parlaci un po' di degustare, già che ci sei, va? Tu sei un grande esperto di... No, però dici un po' cos'è questa cosa, degustare. Che roba è? È quello che fa Margot, l'arte di rendere artistico un punch. A rendere artistica una cosa da bere o da mangiare. Certo, il cibo è una cosa artistica, no? Che bello, lo può essere fatta con armonia, con arte, con facciamo vedere. Che bello, no, ma bisogna gustarle le cose. Qui bisogna togliere non il parlato ma il palato. Sì. Ma l'arte sta nel chi le fa o nel chi le consuma? Dovrete alzare quello però, eh? Ok. Come tutte le perché esatto. Lì c'è una delizia. Sì. Quello è il punch, vero? Adesso devi andare a assaggiare. Il mirtillo io non ho ancora assaggiato, adesso mi... frutti di cosa, che c'è? Ok, vabbè, ok, per chi non lo sa abbiamo anche Francesco Carpinteri qui stasera, eccolo qua, che riprende tutto sempre. Tipo i giapponesi. Tipo i giapponesi, esatto. Un po' giapponese sempre. Ok, per chi vuole farsi una... Eccola, yay, roof, on the roof, ciao! Ciao, ciao. Va bene, vai tutta la larga alla cosa. Questi ragazzacci sono arrivati giusto in tempo per la presentazione. Adesso Carlo mi sta guardando perché dice sta valutando la mia capacità di presentare, giusto? Ok, sto andando bene? Ah, sta valutando. Ah, okay, ok. Intanto la quantità di punch fatti. Sì, cosa? Aspetti il... ok, anch'io, ma... Vabbè, che facciamo? Vuoi venire tu a dire due cose? Nel frattempo? Dai, vieni tu. Ma sì, che ognuno ha da dire qualcosa. Ognuno ha il suo faccio. Vieni una... Eccola. Oh. Facciamo un applauso, Margot! Ah, vai! No, volevo fare una piccola introduzione sulla storia del punch, un po' le origini. Ma sono questi cosi? No! Ha rotto il babusta! Muffin ha rotto la busta con i tappi di sughero, guarda qua! Muffin! Allora, sapete bene o male che cos'è il punch? O quello che c'è all'interno? Ma Marco, ma perché qualcuno mi ha detto punch? No, punch è mi sono confusa, punch, va bene anche punch. A seconda della punch. Punch, va benissimo, punch. Punch come pugno. Sì, è punch. Allora, sapete che cos'è il punch? O quantomeno che cosa rappresenta? Ma si sente, diciamo, intanto, sì. Vabbè. È il papà di tutti i cocktail, è stata la prima e vera... miscelazione avanzata, stiamo parlando di prima del 1500. I primi ritrovamenti storici li abbiamo verso il 1600, dove stanno suonando. Vado io. Diciamo, le persone che erano all'interno delle imbarcazioni delle colonie inglesi scrivevano dei diari di bordo in cui parlavano dello stato mentale e fisico delle persone che erano su queste imbarcazioni. Hanno proprio suonato alla porta. E all'epoca c'era veramente tanta disidratazione, quindi si creavano queste infezioni delle vie urinarie, parliamo del periodo dello scorbuto, e venivano imbarcati sulle navi anche gli agrumi, che all'epoca erano molto molto acidi. Quindi che succedeva? Che per ingerire diciamo questi agrumi veniva inserito, ciao, buonasera, veniva inserito lo zucchero. E veniva poi incorporato in queste mega bowl, che erano veramente delle botti enormi, in cui veniva poi inserito anche l'alcol. All'epoca parliamo di botti di birra, di arrak, che è un vino fermentato, e rum, perché all'epoca c'era tanto rum. Queste ricette vengono da zone come l'India e il Pakistan, in cui soprattutto nel Pakistan abbiamo una cultura
musulmana, e venivano utilizzati agrumi, zucchero e altra frutta esotica per creare delle bevande analcoliche. Alcuni di loro utilizzavano, quando nevicava, anche la neve per bere queste bevande analcoliche. Da lì si sono prese delle ricette, furono portate poi sulle imbarcazioni inglesi, e veniva inserita all'interno dell'alcol, che come ho detto prima era rack, rum o birra, in queste botti gigantesche in cui tutta la gente delle imbarcazioni beveva all'interno tutti insieme. E all'epoca era usanza dare del pane, che ovviamente durante questi lunghi viaggi diventava secco, e veniva poi inzuppato all'interno di questo punch. E da lì possiamo dire che una piccola parte di leggenda parte proprio per i babà, che furono portati poi in Polonia, perché mi dispiace per alcuni che sono convinti che il babà è napoletano. Oh, la ricetta originale del babà e della storia è polacco. E giochiamo un polacco qua, qua. La ricetta originaria del babà è arrivata in Polonia ed è stata poi mandata all'epoca alla pasticceria francese, che era molto rinomata. È stata elaborata e i sovrani dell'epoca, che erano a Napoli, presero queste ricette perché erano super viziati. E portarono poi questo babà a Napoli, e ad oggi il babà è a tutti gli effetti napoletano, perché è rimasto lì, però è originario della Polonia. È chiaro, quindi ad oggi il babà è a tutti gli effetti napoletano. Noi ci abbiamo un polacco, ma in Polonia c'è ancora il babà? C'è ancora, ma voi sapete perché c'è il menage Polonia-Italia? Ma vai, mettiti un po' di qua. Manco io, però ve la dico brevemente. Allora, a un certo punto un re piuttosto aperto al mondo e soprattutto illuminista, si chiama Stanislao August Poniatowski, sposa un'italiana, che è una principessa barese che si chiama Bona Sforza, e loro fanno il primo gemellaggio delle culture, perché lei porta molta cucina italiana, riporta molta cucina polacca verso l'Italia, e il primo incastro è questo. Ma vi dico un'altra curiosità: pochi sanno che nell'inno italiano, nell'inno di Mameli, si parla dei polacchi. L'esercito polacco. Bravissimo. Dove siete preparati? Che vennero le truppe, lo saluto. Perché le truppe polacche vennero in aiuto. Sì, aiutarono a liberare da austriaci, da tutta l'occupazione. Infatti gli italiani in Polonia non sono chiamati italiani, ma con un altro nome. Sì, Pelosi. I pelosi, sì. No. Polacchi almeno due volte hanno salvato il culo agli italiani, quella volta lì e l'altra volta sotto Monte Cassino, che se ci andate il cimitero è praticamente solo di polacchi, perché tutto il divisione polacco che è morto a farsi sparare dai... No, non è che volevo fare nazionalista tutti quanti, no. Non sembrava. Poi, se volete sapere della cucina polacca, poi dopo posso raccontarvi quello che volete. Vabbè, all'epoca veniva chiamato biscotto di mare. Perché non lo polacco. Sì, Mario, ovviamente. Una piccola anticipazione sul babà: se farò un altro evento sul faccio vi racconterò dei dettagli più particolari. Aspetta, abbiamo delle domande. Sì. No, vieni qua. Allora, la domanda è questa: perché tutti immaginano il punch come una bevanda calda? Allora, immaginano il punch come una bevanda calda perché, essendo ricco di zucchero, lo zucchero viene, diciamo, consumato prevalentemente durante l'inverno. Quindi si è fatta un'evoluzione sul punch ed è stata fatta la parte, diciamo, quella calda. Quindi il punch esiste, anche quello caldo, però è chiaro che d'estate e durante le imbarcazioni venivano fatti con il punch freddo. Questa è la spiegazione. Punch di cornese ha origini così. Esatto. Qualsiasi tipo di punch ha queste origini. Da qui nasce il famoso gioco ricreativo che è Punch Ball.
La ciotola che gira. No, c'era una definizione che veniva chiamata. Ma il tappeto musicale. No, si chiamava la ciotola che gira perché, come ho detto prima, veniva fatto in queste ball gigantesche, in questi botti enormi, e ovviamente girava a turno, veniva preso con un mestolo il proprio punch. Basta, non vi annoio più. Già che ci sei, vabbè, fantastica. Faccio tutto da sola, anche il babà, cucinati da sola. Ma... Che impasto è quello? Buonissimo. L'impasto dei babà è fatto con tanto burro, infatti se non si fa freddare si sente subito il burro appena lo tiri fuori dal forno, normale. Zucchero, uova, un po' di miele, chi vuole può mettere anche delle essenze all'interno. La farina di Manitoba è molto importante perché è una farina dura ed è importante per fare sia pasta che pizza e soprattutto il babà, altrimenti non verrebbe. Va fatto lievitare prima una mezz'ora il lievitino, quindi lievito di birra fresco o lievito di madre secco, se non trovate quello fresco. Va fatto lievitare per mezz'ora, poi va mischiato insieme all'impasto dei babà. L'impasto dei babà va fatto lievitare 3 ore, non troppo perché altrimenti se si lievita troppo cede. Va messo negli stampini mozzicandolo, quindi le mani vanno bagnate di olio in maniera tale che l'impasto non si attacchi alle mani. Una volta messo negli stampini va lievitato un'altra mezz'ora, infornato poi al forno a 170 gradi per 30 minuti. Questa è la ricetta di babà. Grande Margò, sei sveglio già che ci sei. Sì. Ponczki si chiamano in Polonia. No, vabbè, raga, Ponczki. Guardi che troppo simpatico. Ma pure babà non è male. Babà. Però, allora, volevo far dire a Margot un'altra cosa. Margot, volevo giusto farti dire questa cosa di domani che fai qui su questo terrazzo Gatsby, ok? Vai. Allora, purtroppo le liste sono al momento chiuse e sono chiuse, forse mi sono rimasti uno o due posti, non di più. E domani farò una cena completamente dedicata al caffè con una torrefazione particolare, quindi dall'antipasto al dolce, un classico tiramisù ovviamente. E come antipasto abbiamo delle crocchette di patate servite con una salsa al caffè in cipolla rossa caramellata. Come primo abbiamo le tagliatelle al caffè in crema di burro caprino e menta. Come secondo uno spezzatino sempre in salsa di caffè. E come contorno ho preparato questa insalata di songino con delle pere fatte macerare tutta la notte nel succo di arancia, servito con una crema di avocado al caffè. E dopo la cena, quindi bevendo l'espresso di questa torrefazione, ci sarà un ragazzo che racconterà un po' le origini della storia del caffè, che cos'è una monorigine e tutto ciò che proviene dal caffè, quindi quanti tipi di caffè ci sono, quali sono i tipi di caffè più originali, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è tutto. Magari per la prossima volta che organizzerò una cena a base di caffè o altre cene. Ma non c'è neanche un posto? Degustante, interessato? Vabbè, vediamo, dopo parliamo in privato. Ok, amore. Quindi a settembre ci rivediamo, non vi preoccupate, che per chi si è perso questa cena la riproverò verso settembre. Grande, grazie, yeah! Vabbè, ci abbiamo anche il nostro tarologo però qui. Sì. Vieni a dire due cose, vabbè, già che ci siamo proprio nel momento, e poi basta, Sì, basta. È l'ora delle presentazioni. È l'ora delle presentazioni. Ciao. Allora facciamo sul pubblico. Sì, che cosa? Allora facciamo la diretta sul pubblico, siamo tutti in diretta, Allora, qui abbiamo Francesco Carpinteri che viene da Bergamo, dalla zona rossa di Bergamo. Ma non c'è più il sopravvissuto. Chi è che... Eccolo. Non ce n'è Covid. Ecco, esatto. Siamo ormai Covid free da un po', dai. Sicuro? Sicuro. Sicuro, sicurissimo. Ok, vabbè, dai. Vuoi dire due cose sui tarocchi per chi non li conosce? Giusto due cose così al volo, dai.
Ti va? Ma sì, dai. Per chi ancora ha paura del tarocco, esatto, diciamo. Paura, no? Del tarocco, nel senso del no, di veramente. Come com'è? A Roma, di quello che è finto, di quello che è taroccato. Ah, insomma. Sì, sì. Ah, vabbè, i tarocchi non hanno niente a che fare con col futuro, la paura, oddio chissà che mi diranno, eccetera, eccetera. Sono uno sguardo su una parte di noi, ci danno dei consigli, degli insight, non so come chiamarli, ci connettono a una parte di noi. E quindi sono sempre innocui, tra virgolette, anche quando ci dicono delle cose che ci sembrano toste, in realtà ci stanno dicendo delle cose magari che non abbiamo voglia di sentire. Ma è sempre una faccenda tra me e me, tra voi e voi, quindi... Possono indovinare il futuro? Che domanda... Non lo so, una domanda un po'... Allora... Plebea. No, vabbè, ma ci sta. Sì, possono, perché... Però la risposta non so se ti piace. Indovinano il futuro perché noi facciamo sempre le stesse cose. Cioè abbiamo quei 3-4 comportamenti standard... Per cui in genere chi il cartomante tipo il mago di Sanremo ci sgama subito, quindi vabbè, cioè, sanno che prima o poi tradiamo, che siamo traditi, che ci lamentiamo, che ce la prendiamo col capo, che ce la diamo con... Beh, ma però aspetta, questo è un po' semplicistico, però dai. Beh, noi vabbè, gli esseri umani sono un po' semplicistici quando stanno nei meccanismi della mente, quando stanno nell'anima no, è molto diverso, quindi vabbè. Tarocchi ti portano nell'anima, tra virgolette. Anche tra virgolette. Vabbè, perché magari poi c'è qualcuno che non ci crede, rispetto gli ateisti o materialisti. Vabbè, comunque abbiamo Francesco, io ci credo molto. Ieri sera ho provato a fare una domanda divinatoria per la prima volta nella mia vita, è andata malissimo. Vabbè, ve lo dico, era proprio... Sì, è la verità, è andata male, cioè... La risposta era brutta. Ma comunque se volete facciamo una cosa poi anche tutti insieme. Prima avevo fatto una piccolissima lettura tutti insieme che è molto bella. Esatto, fatevi avanti, dai, approfittate. Lui c'è stasera e poi ciao. Nel senso, se qualcuno vuole approfondire, fare una domanda, qualcosa, Francesco è qui a disposizione. Quindi per cui a voi, ok? Vi lascio, ok, va bene. Grazie mille. Vabbè, poi passo a farmi taroccare. Sì.